La visita della segretaria del PD Schlein in programma stamattina all'ospedale di Popoli è stata bloccata con una disposizione del direttore sanitario dell'ASL di Pescara, Alterio Fortunato. Nella comunicazione firmata da Fortunato, inoltrata ieri al segretario regionale del PD Daniele Marinelli, si legge: in merito alla preannunciata visita istituzionale dell'onorevole Schlein, si ritiene che la stessa sia al momento non opportuna, poiché contrasta con ragioni di tutela della salute e di ordine igienico-sanitaria, nonché con la necessaria serenità e riservatezza dei pazienti impegnati in percorsi terapeutici complessi accompagnati da sofferenza. La segretaria comunque ha deciso di tenere un presidio all'esterno dell'ospedale, presenti tra gli altri il senatore Michele Fina e il deputato Luciano D'Alfonso. Ieri una piazza calda per Schlein e Bersani in piazza 20 settembre a Sulmona, dove i due al termine del comizio hanno intonato Bella Ciao e hanno caricato la piazza in vista delle elezioni sempre più vicine. Mattina, mi sto svegliando. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao. Allora, in Abruzzo questo campo è ancora più largo e che segnale potrà arrivare da questa tornata elettorale per la politica nazionale? Ma un insegnamento, si comincia a capire in Abruzzo, ma io penso non solo in Abruzzo, che i partiti sono degli affluenti, il fiume è l'alternativa. La gente è poco interessata a questo punto, vedendo questa destra, a chi prende un punto in più nei partiti. Come diceva Totò, è la somma che fa il totale, la gente è interessata alla somma. Lei sente il riservista del PD? Ma io sono riservista dell'alternativa, sono nel PD, però cerco da volontario, perché non ho nient'altro in mente, di tirarlo il carro, ma di spingerlo, mandando avanti le nuove generazioni, le nuove idee. E è una cosa faticosa, ma molto molto bella, molto divertente. Lo cercano, mi scusi. Segretaria, lei aveva detto che la centrodestra aveva fatto promesse da Achille Lauro, a proposito di promesse elettorali. Beh, allora, quando rubano i fondi del PNRR sulla Roma-Pescara, poi a pochi giorni dal voto li ritirano fuori dal cappello, ma scopri che il cappello è il fondo di sviluppo e coesione che doveva fornire altri progetti alla regione. Quindi vuol dire che hanno tolto con una mano, ridanno con l'altra, ma stanno comunque sottraendo risorse all'Abruzzo. Quindi a casa mia è un furto mascherato. Quindi portano prima una scarpa, vi dicono non vi preoccupate, dopo vi daremo quell'altra. Non hanno nemmeno messo la data di realizzazione dell'opera, quindi insomma ci sembra... L'ha detto perfettamente Pierluigi Bersani. Se vengono tutti questi ministri solo adesso, io domando a Marsiglio: ma dove è stato in questi 5 anni? Perché se avesse lavorato bene oggi farebbe il rendiconto di quello che ha fatto, non le promesse per il futuro. Sanità e scuola, se passa l'autonomia differenziata, che fine faranno questi? L'Abruzzo è una regione cerniera. Guardi, quello che svela il vero disegno, che è ancora quello secessionista della Lega, è che in questa riforma dell'autonomia differenziata non hanno nemmeno messo un euro. Allora, siccome abbiamo raccontato questa sera che è diversa l'aspettativa di vita di chi nasce a Reggio Calabria o di chi nasce a Bologna, quindi è un paese in cui le diseguaglianze territoriali sono già troppo forti, noi dobbiamo provare a ridurle, e per ridurle bisogna metterci risorse e politiche. L'autonomia differenziata vuole creare pazienti di serie A e pazienti di serie B. In Abruzzo già oggi c'è più di 100 milioni di migrazione sanitaria verso le altre regioni, noi vogliamo invertire questa rotta.